dopo l'avventura al Lago del Salto non potevamo che fare un salto, ma al Turano. Esatto, Lorenzo, esatto. Ciao ragazzi, per questa nuova avventura siamo quindi lungo le sponde del Lago del Turano. Sono in compagnia di una new entry nei nostri video, Andrea Valtroni. Ciao, Andrea. Piacere a tutti. Allora, siamo lungo le sponde del Lago del Turano per una sessione che sarà un po' più veloce. Abbiamo a disposizione una sola notte. Sì, poco più di 24 ore per provare a catturare qualche pesce. Le condizioni tuttavia sono ottime, diciamo, quindi io direi che è il caso di sbrigarci, andare a scaricare tutto e iniziare a pescare. Esatto. Andrea, in bocca al lupo. Grazie Lorenzo, anche a te. Vai. La situazione è ottimale, Andrea, eh? Sì. Condizioni perfette, temperatura dell'acqua intorno ai 20-21 gradi, vento non eccessivamente forte. Io direi che le condizioni per fare qualche pesce o comunque una bella sessione ci sono tutte. Sì, sì, ci proveremo, siamo arrivati, il vento non è forte come diceva Lorenzo e grazie a queste condizioni abbiamo visto dei movimenti. Sì. Ora non sì. Sappiamo bene cos'era, però insomma il pesce sembra attivo. Io direi che potremmo iniziare a visionare dove posizionare i nostri inneschi. Penso che marcheremo più profondità possibili visto diciamo la zona di lago che stiamo pescando e cercheremo di intercettare qualche carpa del lago, qualche carpa di passaggio. Abbiamo anche comunque una luna che è favorevole, quindi le condizioni per far bene ci sono tutte. Ci sono tutte, incrociamo le dita e ci proveremo. Ecco, quando affronto ambienti come questi preferisco utilizzare delle semplici precauzioni sui nostri inneschi. Qui al Lago del Turano l'ambiente è ricco di gamberi, piccoli pesci e per quanto uno possa andare ad utilizzare degli inneschi comunque duri, compatti, in grado di resistere più tempo in acqua, i continui attacchi di questi pesci di disturbo, di questi gamberi, rendono più breve la vita dei nostri inneschi. Utilizzare delle semplici precauzioni come delle pagliette sopra e sotto l'air rig ci permette sicuramente di mantenere le nostre esche in pesca più a lungo, perché tendono a mantenere più compatti i fori fatti dall'air rig sopra e sotto l'esca, garantendo un minore ingresso dell'acqua nel foro dell'air rig e quindi una maggiore durata dell'esca stessa durante l'azione di pesca una volta calata sul fondo. Stiamo cercando il punto dove posizionare la nostra canna e questo dovrebbe essere un buon punto. Abbiamo una bella rocciata che scende verso il fondo, ci sono delle vene di terra e visibili anche perché comunque sta nascendo l'erba. Questo alternarsi fra roccia e terra crea degli ambienti ideali per posizionare i nostri inneschi, perché sono i tipici ambienti dove le carpe poi vanno ad alimentarsi. Non è un fondale arido che è solamente roccia, è un fondale misto con terra e quindi con alimento. Ambiente, zona ideale per posizionare un innesco. Infatti metteremo proprio in questa zona una profondità di circa 6-7 metri, al momento non andrei oltre.
Abbiamo trovato uno spot interessante, circa sui 6 metri di profondità. Adesso andiamo a pasturare con qualche pallina del diametro generoso per cercare di evitare eventuali attacchi di breme. E nulla, ci proviamo. Abbiamo poco tempo a disposizione e per questa sessione abbiamo quindi cercato di scegliere la postazione che più ci permetteva di variare le posizioni di calata dei nostri inneschi. Qui siamo in una sorta di lingua di terra, di punta, nel corpo principale del lago, e in questa zona, in questo punto ci permette di poter pescare e calare i nostri inneschi in diverse aree, sfruttando quindi diverse zone di passaggio per i pesci o diverse zone di stazionamento. Andremo quindi a posizionare i nostri inneschi intorno a tutta l'area e a diverse profondità, e cercando di individuare quelli che sono i punti di passaggio. Se riusciamo in breve tempo, nel giro di un paio d'ore, a fare magari un pesce, potremmo dopo provare a valutare dove ha mangiato quel pesce e andare poi a concentrare le altre canne in quelle zone. Quindi posizionarsi in una zona come questa, con un ampio raggio di visuale per quanto riguarda l'area di pesca, posizionare le canne conseguentemente in diverse aree, in diverse zone, può essere la soluzione che ci permette in poche ore di ottenere magari non una sola carpa ma più catture. Del Turano è un invaso artificiale che apparentemente sembra molto simile alla diga del Salto, ma in realtà e anche morfologicamente ci sono grandi differenze tra i due laghi. Mentre il Salto esprime tutta la sua grandezza in un perimetro molto allungato, il lago del Turano ha sì un perimetro allungato ma anche un corpo del lago come questo dove siamo noi molto molto ampio. Le dimensioni del Turano sono sicuramente inferiori a quelle del Salto e le sponde stesse hanno delle caratteristiche differenti, perché in gran parte dell'invaso sono sponde che non hanno una pendenza eccessiva. Queste sponde più dolci creano in realtà più difficoltà perché le zone pescabili aumentano, quindi i punti dove intercettare i pesci di passaggio come in questa sessione diventano molteplici e la pesca diventa abbastanza impegnativa, perché in ambienti come questi, con un'acqua così cristallina, un fondale che degrada nella maggior parte delle sponde in modo abbastanza dolce, porta diverse difficoltà. Riuscire a capire la fascia di profondità, il punto di passaggio, diventa sicuramente la chiave per cercare di catturare qualche pesce qui al Turano.
proprio al Turano l'acqua è particolarmente limpida. Questo sicuramente è un bene per provare a intercettare anche visivamente dei pesci di passaggio, però può creare dei sospetti alle carpe verso i nostri inneschi. Per cui di giorno abbiamo deciso di posizionare tutte le nostre lenze in profondità maggiori ai 3 metri, 3 metri e mezzo, cercando di sfruttare, diciamo, questa profondità per catturare qualche bel pesce. Di notte un paio di canne abbiamo in mente di spostarle e provarle un po' più marginali, su un fondale più basso, e sperare che qualche pesce si avvicini alla sponda e proveremo a catturarlo. Facendo sera, si è alzato un po' di vento e abbiamo provato a spostare questa canna sulla profondità più bassa, intorno ai 3 metri. Vediamo, siamo molto fiduciosi. Olè, canna riposizionata intorno ai 4 metri proprio davanti alla nostra postazione. Si sta facendo sera. Abbiamo ridotto la profondità di calata e ora torniamo a riva. C'è poca attività di pesci di disturbo, stranamente, e quindi abbiamo utilizzato inneschi di piccole dimensioni per questa canna Tigernet. Speriamo che qualche carpa nella notte ci venga a trovare.
questo è sicuramente un gran bel risveglio. Stanotte abbiamo catturato una splendida regina. La strategia di ieri sera di cambiare qualche canna, posizionarla su acqua più bassa, ha funzionato. Non era semplice fare pesci al Turano con una sola notte, ci siamo riusciti. Ora, visto che abbiamo dormito anche poco, ci prendiamo un bel caffè, attendiamo che salga un po' il sole e poi ve la facciamo vedere. Vai! Direi che per una sola notte qui al Turano ci possiamo accontentare. È andata abbastanza bene, avete visto che pesce, un gran bel pesce. Anche per una sola notte vale sempre la pena farci una bella pescata, vale la pena provarci in buona compagnia così. Allora io ringrazio Andrea, grazie a te, Andrea. Noi ci vediamo alla prossima e vi aspetto quindi per i prossimi video sempre sul mio canale. Ciao ragazzi, ciao a tutti.